bum 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 Il bel sole, la neve, un paio di sci, magari anche da fondo, e via, liberi, liberi, liberi di andare in un ambiente meraviglioso incontaminato. Poi quando tutto questo sforzo fisico ci ha fatto venire grande fame, fermarsi e mangiare un piatto tipico di montagna, le orecchiette alle cime di rapa. Vabbè, ho detto una fesseria, beh, ci siete abituati, però non è una fesseria il fatto che siamo arrivati a Bari, dove le orecchiette, certo che ce le siamo mangiate lì, e vi assicuro, non solo le abbiamo mangiate, ma abbiamo anche visto delle signore che riescono a produrre una quantità industriale in maniera artigianale, quindi su un tavolino, su una via di Bari. Questa puntata mi vedrete pochissimo, cioè solo adesso, perché? Perché ho voluto riservare tutto lo spazio a quello che ho registrato con la videocamera, perché avevo veramente tanto materiale. Inizieremo svolazzando per la città dall'alto per vedere che cosa ci offre la visione da questa posizione privilegiata, per poi entrare all'interno, vedrete, di qualcosa di magico, di unico e di straordinario, e lì solo la musica può essere il giusto accompagnamento di queste immagini. Poi, vabbè, ci sarà una parte un po' più istituzionale, no? Come sapete, noi abbiamo portato con noi il messaggio della LILT e giustamente lo spazio riservato. Sarà importante e interessante capire e sentire cosa viene detto. Ma poi c'è la sera, non avete ancora visto, non avete idea che cosa succede alla fine di un tour di un centinaio di persone che si ritrova a mangiare tutti assieme. Beh, la storia in bici è un'avventura a cui tutti, ripeto, tutti possono partecipare. E la sera, beh, sapete, uno ha fame, poi ci sono gli amici, si fa conoscenza con altri, si diventa così un po' più allegri per un bicchiere di vino e se ne dicono di tutti i colori. Non vi perdete queste scene perché sono abbastanza memorabili. Va bene, vi lascio qui, buona visione, benvenuti a Bari e, vabbè, resta lo slogan di tutte le volte. Due ruote, un cuore che batte forte per tutti i ciclisti. Buona visione!
Bari oggi sarà una giornata intensa e anche lunga, perché ci occuperà tutta la giornata. La prima impressione che abbiamo avuto, sentivo parlando in gruppo, arrivando in qua, la sensazione, nessuno si aspettava una Bari così grande, così grandiosa, così anche bella, perché c'è la parte del bar, c'è la parte nuova, c'è la parte storica. Guardate che la focaccia c'è anche senza complimenti alla città, eh? No, beh, è il primo... Ormai l'abbiamo fatta preparare. È la prima... Stanotte! È la prima immagine, la prima sensazione di una città che non ci aspettavamo così grande, perché è veramente una città importante. Capitale, una delle capitali d'Italia, capitale del sud, è il punto di incontro d'Oriente Occidente. Quindi oggi avremo tempo per visitarla, per incontrarla, eccetera. Qui abbiamo unito le tre cose, perché l'amministrazione è rappresentata dall'assessore allo sport, alle manifestazioni, all'ambiente. All'ambiente. Quindi è perfetto, a cavallo tra San Nicola, che è santo di Bari, ma non solo di Bari, perché è il santo più conosciuto e più venerato al mondo, e la Lilth, che è il motivo principale del nostro viaggio, e ne parleremo ancora oggi a cena, durante le visite, a cena, eccetera. Va bene, va bene. Noi ringraziamo voi, ringraziamo la storia in bici, questo è un fumo, è un simbolo di prosperità, di solito si regala ai matrimoni, diciamo, le giovani coppie, ma in realtà in questo caso è all'associazione, alla vostra realtà, convinto che ci saranno altri percorsi, altre annualità, e magari qualcuno, qualche corridore, qualche ciclista barese si può anche unire per prossimi percorsi. Quindi questo è il fumo per voi, e poi c'è un libro della città di Bari, ve lo passate, così la prossima volta non avete lo stesso stupore che avete avuto quest'oggi. Hai ragione, questa è una città di frontiera tra Occidente ed Oriente, e San Nicola testimonia appunto questo, un santo di confine, in qualche modo Santa Claus. Grazie, e siamo felici di avervi ospitati. E non posso dire la focaccia perché c'è ancora un'altra cosa. Prima della focaccia invece io, come a nome della di Bari, non posso che ringraziare la vostra associazione, il senatore Davico, per l'attenzione che quest'anno la vostra pedalata, ciclopedalata, ha voluto dedicare alla Lilth, per cui mi permetto di consegnarvi questa targa in ricordo di questa giornata, di questa tappa e della condivisione di un percorso per noi importante. Guardate lì. Anche noi vi offriamo la nostra maglietta, che rappresenta una delle nostre magliette, rappresenta le pietre delle antiche vie di comunicazione, i cammini di Leuca e il centenario Lilth. Bene, bene. Abbiamo messo un po' tutto insieme, perché sulle maglie si mette il più possibile, ma non è che possiamo. Le maglie non sono libri, quindi dobbiamo. Grazie. Grazie a voi. Okay. Grazie. Ok. La focaccia barese qual è? Questa. Giuseppe, integratore. Stacca. Portare il saluto della regione di Puglia Promozione, questo grande movimento che gira intorno al ciclismo, e io mi pregio di essere amico personale del senatore Davico, abbiamo subito accolto con entusiasmo, seppur con pochi mezzi, questa iniziativa, credendoci. La promozione del territorio passa anche attraverso queste occasioni, sono occasioni di incontro, e la vostra goliardia, la vostra presenza allegra, cordiale, serena, fa capire che queste occasioni sono propizie proprio per far sì che la Puglia venga apprezzata per il livello di ospitalità e per il livello anche di
promozione del territorio che noi facciamo nel giorno. Connubio sport, enogastronomia, territorio e promozione del turismo è un connubio vincente. Lo vediamo anche in altri territori, lo hanno fatto anche prima di noi, specialmente al nord, in Piemonte, in Lombardia, il Veneto, il Trentino. Quindi noi arriviamo buoni ultimi, però adesso facciamo dei numeri importanti, accogliere anche associazioni come quelle vostre, perché sono sane, sono condivisibili e sono le cose che piacciono a noi. Il turismo minore è quello che muove il mondo del turismo, quello vero, e si fanno grandi numeri proprio perché si parte dal basso. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto per il nostro territorio, spero che nei prossimi giorni stiate bene, così come è successo già nei giorni scorsi, e passo la parola all'amico Davigo di Alessi. Noi abbiamo anche un campione olimpico che vi abbiamo già presentato, che tutti conosciamo come un uomo veloce, perché lui era un velocista in pista, ma lui è stato anche un uomo lento, perché è stato anche uno di quelli che andava più piano, perché con Maspes un giorno, una gara, hanno fatto, con Gagliardoni in una gara, hanno il record la selezione per il mondiale, la velocità si fa in due, no? E quindi ci si studia, uno vuole partire prima, uno vuole stare dietro all'altro e studiarlo. Allora lui e Gagliardoni hanno il record, penso sia ancora il record attuale di surplus di surplus su pista, quindi il record mondiale di surplus su pista, se non mondiale italiano ce l'ha ancora lui, ce l'ha ancora Angelo Damiano. Sono stati fermi uno di fianco all'altro per passa tu per 49 minuti. Quindi attenzione che il surplus, se ti muovi di 10 cm devi passare tu, chi si muove di 10 cm deve passare lui. Quindi è stato uno degli uomini più veloci, e anche uno di quelli più lenti, perché è stato. Ed è un po' il simbolo del benessere fisico, perché lui ha i suoi anni, ne ha 84, non li nasconde, li porta bene e li pedala bene. Ed è il messaggio della Lilt, è quello di curare la salute per far sì che tutti noi, a 80, 84 e anche più anni, possiamo andare in bicicletta sani, senza le malattie e col benessere fisico garantito anche poi dal cibo, dalla corretta alimentazione, ma soprattutto da una vita attiva, fisica ma anche della mente. Quindi lascio la parola a Lola, rappresentante della Lilt qui di Bari, accompagnata anche da altri. Sì, assolutamente, abbiamo il personale Lilt, una rappresentanza dei medici. Io non posso che rinnovare il ringraziamento che con tanta gioia vi ho già, come dire, esternato quando siete arrivati. Grazie oggi, adesso posso dire, di questa grande emozione che personalmente, diciamo, mi avete regalato, ma sono sicuro anche a tutta la Lilt e anche a chi ci ha seguito sui social e tutto adesso, insomma, la stampa che ci sta seguendo. Grazie di cuore, voi rappresentate l'attenzione per il proprio fisico attraverso l'amore per lo sport e la passione, ed è proprio l'attenzione riservata al proprio benessere e il pilastro della prevenzione della Lilt. Quindi assolutamente, diciamo, un matrimonio il nostro, come dire, quasi naturale, fisiologico. Vi ringrazio ancora, in particolare questa sera io devo portarvi il saluto del presidente Francesco Schittulli, il quale è a Milano all'Istituto Tumori. È rammaricato perché avrebbe voluto essere con noi questa sera, e in particolare lui mi ha incaricata di rivolgere un pensiero particolare alle donne che fanno parte dell'associazione o che comunque hanno preso parte a questa bella manifestazione. E mi ha chiesto di fare dono alle donne presenti di un nostro ricordo e un ringraziamento. Dice: grazie per aver scelto di pedalare al nostro fianco.
Io adesso, diciamo, credo sia il caso di chiamare. Le atlete, ma non solo, anche le donne dello staff. Esatto. Io mi sono informata. E allora, Rossella Accossato. Brava Rossella. Rossella Accossato. Le donne, preparatevi. Tutte le donne. Vado avanti. Silvia Bonelli. Foto, un campione, vai. Angelo, campione olimpico. Eccoci. Rossella, eccola qua. Esther Cavalletti. Dato B. Occhi. Prego, grazie a lei. Un piacere. Rossella. Occhi. Nome. Grazie. Accostare. Candida Piecca. Tiziana Cacciari. Non ci sono. Giorgia Cappuccio. Giorgia. Giorgina. Marchia Ettore. Candida Cacciari. Tiziana. Laura Rattalino, Maria, Fatto? Manca ancora te. Lo staff logistico. Ah, ti è beato stasera, eh? È la vita che non si deve da queste cose. Vengono i cuffioni. Anche la signora che arriva da stasera. Chi è? Guardate, come signora? Chiama la signora. Chi è arrivato? Vabbè, arrivo. No. Femmina. Femmina, volta. Guarda. Qua. Eccoci! Ragazze! Qua! Occhi! È buio, eh? Non ti vedi lì! Come non mi vedi? Fa un bel sorriso! Non c'ho proprio la dentiera giusta, però! È così! No, bevi acqua? No, perché il vino. Ah, non mi far vergognare. Non mi far vergognare. No, bevo il vino io. Ah, bravo. No. C'era? Peccato col vecchietto vuoto. Sì, la vergogna del nucleo, vai a riempirlo subito. Com'è? Buono? Io sono già pieno. Occhio vigile, il terzo occhio. Allora, questa paraonda è una bella cosa. È divertente? Sì, fino a un certo punto. Ma hai mangiato e bevuto? Mangiato e bevuto. Sì, allora. Le orecchiette che abbiamo assaggiato nelle contrade erano buone. Hai visto che roba? Hai visto le signore che le facevano? Sì, sì. Comunque questo è il premio di una giornata di ciclismo sotto il sole a 40 gradi. Guarda qua. Ma non eri in macchina? E come? Io no, non ero in macchina. Pedalato.
scontata sta cosa. Ma insomma, con le biciclette sulla spiaggia e nel mare non è un problema. No, ma non prendevi le pretese. Quindi domani ci sono due possibilità. O il gruppo si stacca, io mi ricovero. Però o il gruppo di bro... Ma ti è tornata la voce però. Sì, sì, certo, ma io sono niente, sono perfetta. Io domani... Come nel suo caso. Questa è una presa diretta. Ce la siamo persa, va ripetuta. Ribadisco che la Cappuccio diceva. Sottolinei, la Cappuccio diceva che era perfetta, era troppo, troppo, e soprattutto era freddore. Questa va sulla canna. Guarda, ti faccio il gesto. Devo solo dire che Sandro Stiva, Roberto Pravero e Silvia Bonelli mi hanno impegnato abbastanza. Quindi è abbastanza provato adesso. Vado ancora in bici con loro. Oh, se pagate non mando in onda, eh. Non ti non si sei, sei troppo lontano. Devo venire. Che in questo tavolo fa elevare il livello di trombamento dell'intero gruppo. Vai, vai, tutto in diretta qua, vai. Va in onda in un area protetto, non esagerare. Scopate come tu vuoi. No, noi siamo la coppia imperfetta. Loro che sono lei abusivi. È la coppia perfetta. Siete scritturati! Secondo me non vorrei dirti Stefano, ma se mandi sta roba cercati un altro lavoro, eh. Editore di licenza. Scusa, no, ma scusa, devo fare un primo piano. Respiro profondo, respiro. Respira, capisci, non dire cazzate. Aspetta. Meno 3, meno 2, meno 1, sei in onda. Come oggi in bici, cambia roba, fai, metti più piano, sali sui pedali, un po' più agevole, mamma mia. No, ascolta, se vuoi che ti paghiamo tanto. Aspetta, respira. Respira, vai. Se vuoi che ti paghiamo tanto, devi andare a prenderci Michelino, farlo venire qua e dirgli che domani si deve fare la pausa. È d'accordo. Guarda, c'ho qua il mio socio, allora, di produzione. Pur Rosa Marina pare che sia il posto giusto, perché prima di oscuro si esce, ce lo stava dicendo prima il posto, che è la parte di costa che attraversiamo un po' prossima alla spiaggia, che è un po' più bella. C'è Sam,
andare, ricevi tutto quanto.